e scopriremo anche cosa succede durante le trasferte. Anticipo qualcosina al volo di quello che succederà. Buongiorno, Pier. Buongiorno, buongiorno a te. Come stai? Bene, dai. Tu? Tutto a posto, dai. Passano le giornate. Ieri abbiamo avuto, purtroppo, viene da dire che questa è la parola che si può più utilizzare, la fine ufficiale del campionato di quest'anno. È un peccato, Pier, dai. Sì, fa sicuramente molto male. Non fa che dispiacerci molto che sia finito tutto così all'improvviso. Perché comunque sia stavamo andando molto bene a livello di squadra, quindi è un peccato che non si abbia un risultato, diciamo. Si Però interrompe tutto, dai. Purtroppo si interrompe tutto, veramente. purtroppo bisogna accettare per forza di cose questa situazione che si è creata, perché purtroppo non siamo noi a Certo. decidere. Tocca solo stare a casa ed aspettare che arrivi il meglio. Sì, eravamo arrivati a un punto nel quale stavamo andando veramente bene. Si era creato sia dal punto di vista di alchimia nello spogliatoio, dell'ambiente in generale, si stava andando veramente bene. Cioè, il dispiacere era anche legato proprio a questo. Sì, per quello fa molto male, perché si era creato un gruppo molto, molto unito anche al di fuori Certo. dal campo di gioco, quindi era un piacere stare a contatto con questi giocatori, diciamo, con i miei compagni di squadra. Quindi, purtroppo, Tra l'altro, Lorenzo, dopo. benvenuti nell'ultima diretta, ha suonato e ha detto che tu sei un gran cantante, ma è vera questa cosa? Non è vero assolutamente. Quindi non ci degnerai di un piccolo assolo? No. Neanche Assolutamente. niente, non c'è speranza. No. Usiamo un Esatto. figuraccio. Ascolta, come passi le giornate, Pier, in questo momento? Come passo le Senza giornate? sospiro, eh. È dura. È molto dura. È stata molto dura all'inizio, perché comunque sia una situazione strana e nuova a tutti, quindi fai fatica ad adattarti. Poi specialmente in un appartamento, in spazi ridotti, Certo. non sai che fare. Poi piano piano ho trovato anche io il mio equilibrio. La mattina cerco di svegliarmi sempre non a mezzogiorno, comunque sia, perché poi dovessi riuscire un giorno, così almeno sono abituato. Quindi cerco sempre di fare la mia colazione, poi niente, la mattina gioco un po' alla play, guardo un po' di video così di cucina che mi piace guardare un po'. Quindi oltre che cuoco, oltre che cantante, sei anche un gran cuoco, insomma. Non mi reputo cuoco, mi arrangio, dai. Dai, va bene. Con la tua ragazza, possiamo dirlo. Sì, la mia ragazza mi dà una mano, anche se non è una grandissima, però lei mi applica. Qua qualche messaggio arriva, a cosa giochi alla Play, ti chiedono, anche se giochi a Fortnite. No, a Fortnite no, gioco a FIFA. Classico. Quindi se mi volete sfidare, ci sono. Vuoi dare il tuo account? L'account è quello di Instagram, quindi è facile da trovare. Obama 1393. Ok. Altra cosa che ti chiedono, commentano il fatto che tu sei un gran cantante, ormai ha preso questo filone, poi abbandoniamo l'argomento, assolutamente. Fa colazione e canta, Roseto non fai altro che cantare, insomma, si dice anche questo. Mentre gioca, canta. Ok. Va bene, cambiamo argomento, dai. È meglio. Anche le serie TV sono una tua passione, no? Sì, diciamo che l'ho finite praticamente tutte. Basta, non c'è più niente, ormai Netflix deve inventarsi qualcos'altro. Prima avevo le serie TV, guardavo un po' di serie TV, adesso ho finito anche quelle. Basta. L'ultima che ho guardato, Casa di Carta, è uscita la quarta stagione venerdì, l'ho finita in un giorno, quindi
Avevi del tempo però quel giorno lì. Certo. Ti è piaciuto? Sì, dai, la 4 mi è piaciuta molto, la 3 un po' meno, però si è ripresa alla Alla grande. grande. Bene. Serie TV preferita? Questa o c'è qualcos'altro? Serie TV preferita, Prison Break, Un grande classico. un grande classico. Poi mi è piaciuta molto Vis a Vis. Ma guardate, talmente tante E che... A ormai. proposito, se avete qualche serie da consigliare, scrivetela sotto così. E anche se non siete d'accordo su quello che dice Pierre, insomma, qua la casa di carta con un cuoricino si arriva. Sono arrivato a metà io, quindi non spoileriamo niente, che c'è ancora tanto da vedere per me. E le serie TV ti fanno compagnia in questo momento e in un certo senso entriamo nell'argomento curioso che voglio affrontare con te e che ho affrontato anche con altri ragazzi. Scopriamo qualcosa in più di voi. E sono le serie TV anche a farvi compagnia durante i viaggi in pullman, inevitabilmente, quando si fanno le trasferte. Allora, con te voglio parlare proprio delle trasferte. Parto da questo: c'è una trasferta in particolare di quest'anno che ti porti dietro sia per il risultato che per la soddisfazione dopo una vittoria, oppure il fatto di essere andato in una città, in un palazzetto particolarmente accogliente? Allora, di sicuro non mi potrò scordare le trasferte di Caserta e San Severo, a Ok. parte, risultato a parte perché ne abbiamo vinte tutte e due, però perché siamo tornati alle 5 della mattina, quindi sono il viaggio della speranza. Soprattutto San Severo, ritorno. Poi le altre... Adesso non... Questo in particolare, insomma, anche Questo è in perché particolare. condividere tante ore di pullman. Sì, Esatto. c'è anche tempo per chiacchierare, stare Sì. insieme e c'è anche qualcos'altro durante questi viaggi in pullman. C'è un aneddoto che vogliamo raccontare. Diciamo che anche tu mi sai aiutare Sì, direi di sì. Abbiamo, diciamo, scoperto questo gioco, si chiama Lupus, quale io ho creato le carte. Disegnandoli in pullman perché nessuno aveva un mazzo di carte in quel momento. Disegnando le carte in pullman e quindi siamo arrangiati e ci siamo divertiti Certo. a morire qui. Si gioca e si condivide, insomma, è un momento in cui si sta Benvenuti, insieme. ancora non ha capito le regole del gioco, ancora oggi. Chi non ho capito, scusa. Benvenuti, Ah, ancora non ha Lorenzo. capito le regole del gioco, ancora oggi. È comunque un gioco di condivisione in cui, insomma, si passa anche il tempo perché, obiettivamente, l'hai detto te, fare tante ore di pullman per ritornare a Forlì bisogna, in un certo senso, anche passarsela. Non canti in pullman, questo lo confermiamo, visto che continuano ad arrivare messaggi sul fatto che devi cantare, eccetera, però si gioca e si scherza. Ti chiedo un'altra cosa, Pierre, a proposito sempre di questo, il fatto che i tifosi siano sempre presenti in trasferta, come vi fa sentire? Ci fa sentire molto bene perché ci danno sempre quella carica, quello stimolo in più che ci danno la forza di giocare le partite. Sempre Certo. un motivo di orgoglio per noi. Fatto che siano sempre lì è importante. Ricordo la trasferta di Ferrara, anche se è stata una trasferta vicina, però cioè, non mi ricordo quanti ne erano, però sembravano 10.000 Certo. per il calore che ci hanno fatto sentire. Importante anche quando si scende in campo avere questo aspetto. No, Ti io lascio. arrivo non per questo, ma per i messaggi che arrivano. E infatti ti stavo dicendo, ti lascio la massima libertà adesso di guardare qualche messaggio se vuoi rispondere a qualcosa, molto molto volentieri.
No, meglio di no, dai. Neanche Giovanni, il nostro team manager, che chiede un ripasso delle regole di Lupus. Ah, Giovanni ne è un altro, che ancora non ha capito il gioco. Lui e Lorenzo erano abbastanza. Lorenzo proprio. Dopo te lo mando, Giova. Mando un audio. Ok. Altre cose? Vabbè, ti chiedono di appena finisce la diretta di volare su FIFA perché c'è bisogno di giocare. Sei un Tanto timidone. chi è? Ho scritto. Ah, immaginavo, forse lui. Poi, vabbè, domande sull'anno prossimo. Ci sarà modo e tempo di parlarne, non è questo il momento. Insomma, in queste dirette facciamo due chiacchiere per conoscere meglio i ragazzi e ci facciamo due risate. Risate e anche un po' di serietà, perché con Piero vorrei affrontare anche il discorso della nazionale, visto che tu hai vestito la maglia azzurra della nazionale sperimentale. Insomma, che emozione è? Sicuramente era una grandissima emozione, anche se non è stata la nazionale A, però è stata sempre nazionale. Certo. È un grandissimo orgoglio essere stato selezionato dal coach della nazionale, Certo. il quale ha avuto anche parole positive, quindi è stata una bellissima esperienza dove ho potuto incontrare persone, colleghi di lavoro, diciamo, che prima non conoscevo e ho scoperto delle fantastiche persone. E Mea Sacchetti, che coach è? Cosa ti ha trasmesso in quei momenti? Coach Sacchetti è un allenatore che dà molta libertà e fiducia, quindi non hai alcun tipo di pressione, diciamo, non ti mette alcun tipo di pressione, ti dà molta tranquillità e Sì. E serenità. Quindi mi piace come allenatore. anche il modo di poi conoscere altri giocatori più da vicino e non solo da avversari, perché poi sono i ragazzi con cui hai fatto l'esperienza, sono gli avversari della domenica, alcuni. Sì, perché prima li vedevi solo in campo e può essere che al primo impatto ti poteva stare anche antipatico, poi Certo. conoscendolo magari ti puoi ricredere e puoi apprezzare la persona che E nascono delle amicizie vere e è. proprie. Un'ultima cosa, Pier, visto che le nostre dirette, insomma, vanno verso la conclusione, questi 10-15 minuti che passiamo insieme, ti chiedo, come ho chiesto a tutti, la cosa che più ti manca in questo momento, sia per quello che riguarda il basket giocato, sia per quello che riguarda la vita, che ovviamente è stata stravolta nelle ultime settimane. Manca tutto, cose che mi mancano di più a livello sportivo sono andare a fare allenamento, stare insieme con i compagni, dire due cazzate, si può dire, Te lo concedo, dai. due cazzate in spogliatoio, farci due risate, quindi mancano tutte quelle piccole cose che fanno parte Della della quotidianità, quotidianità, certo. che purtroppo è stata stravolta, quindi è difficile adeguarsi. E poi a livello extra basket, mi manca tutto, dall'andare a fare una passeggiata con la mia ragazza, andare a cena, stare con gli amici e vedere la mia famiglia, perché purtroppo è un bel po' di tempo che non riesco a vederla Certo. per questo motivo qua, quindi mi manca anche la mia famiglia e i miei nipotini. Assolutamente, qualcuno scrive ti mancano anche gli arrosticini e Esatto, poi ti lascio un altro minutino se hai voglia di salutare qualcuno e se hai voglia di commentare qualche messaggio. Non ha ancora cantato e non penso che canterà, no, rispondendo a qualcuno. Ok. sì, mi mancate.
Allora, ne stanno mille di messaggi. Al volissimo, dai. Perché mi si bloccano poi quando vado su? Potresti fare anche un corso di tecnologia per... Esatto. La prima volta che faccio, la prima e È ultima. Non ultima, ok. la faccio più. Vabbè, Basta. saluto tutti quanti che mi hanno scritto, la maggior parte sono miei amici che stanno dicendo. Vabbè, ne approfittiamo per salutarli. Io Pier saluto te e... Saluto anche tutti i tifosi che hanno seguito la diretta, mi ha fatto molto piacere avervi qui con voi. Possiamo dirlo che ti abbiamo costretto a farla, dai. No, non è Sì. vero. Non è vero. Pier, grazie mille della tua disponibilità, della chiacchierata, delle risate. Un po' meno grazie perché non hai cantato e qua si continua a dire invece che sei Mi un... allenerò, sarà per la prossima volta, dai. Ok, ne teniamo conto. Pier, grazie ancora. Grazie Grazie a tutti i ragazzi che a ci avete voi. seguito, che siete stati con noi. Grazie ai nostri sponsor che state vedendo scorrere, che ci permettono di continuare la nostra attività e di fare queste dirette. Noi ci risentiamo ovviamente nei prossimi giorni. Seguite i nostri canali social per rimanere collegati, sapere chi saranno i prossimi biancorossi e quando saranno i prossimi biancorossi ad intervenire in diretta in queste giornate. Ciao Pier, ciao a tutti! Ciao a tutti, grazie.